Un saluto a tutta la stimata community di Watch & More da Gaetano e benvenuti in questo nuovissimo episodio di 3 micro brand che forse non conosci, una rubrica ormai consolidata all'interno del mio canale in cui andremo insieme a vedere 3 micro brand appunto che ho preventivamente selezionato che in qualche modo durante la mia ricerca mi hanno particolarmente emozionato, interessato, mi hanno particolarmente colpito. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito il primo micro brand di oggi, che è questo bellissimo Nautage, un micro brand danese, e si evince subito dalle forme particolarmente pulite del loro modello principale, del loro modello di punta. Ma mi è piaciuto molto questa loro pulizia nel design, ma unita comunque a una forte dose di mascolinità, quindi delle forme molto massicce, quasi rugged, unite poi ad un pizzico di giapponesità che per un diver ci sta sempre bene, con questi bei pallettoni al posto degli indici, classici dei diver giapponesi. Vi faccio vedere subito l'unico modello del loro catalogo, che è questo qui, il classico che abbiamo già visto nella home page, però viene declinato in tantissime colorazioni, in tantissimi stili di cassa. Abbiamo quindi la cassa in PVD oro, abbiamo la cassa silver classica, abbiamo la cassa in PVD grigia, nera, poi abbiamo le varie declinazioni del dial, abbiamo il dial classico nero, abbiamo il dial full lume. Ce n'è per tutti i gusti in pratica. Andiamoci a vedere un orologio, diciamo così, a caso, il modello classico. Vediamo che comunque sono molto interessanti anche per la scelta del movimento che montano al loro interno, che è il Miota Serie 9000, quindi un movimento abbastanza pregiato, 42 euro di riserva di carica, un'accuratezza molto elevata e anche una sottigliezza abbastanza importante che rende più sottile la forma dell'orologio. Il tutto per un prezzo che direi ci sta: 537 euro, free shipping, quindi vi viene spedito gratuitamente. Partendo dall'Europa non dovrebbero esserci dazi particolari, nemmeno le spese di spedizione. Devo dire, un bellissimo modello. Andiamo avanti, ci troviamo sempre in Nord Europa e atterriamo in Svezia con questo bellissimo EC Salute Anderson. Scusatemi la battuta pessima, non ho saputo resistere. Guardiamoci questo brand molto carino, vi faccio vedere un po' di cenni storici, la loro filosofia addirittura. Diciamo che questo brand nasce con l'intento di coniugare la cultura marinaresca svedese diciamo, alla passione degli orologi, con un occhio di riguardo per il design, per lo stile, per la grandissima qualità. Il brand nasce nel 2019 ad opera di questi due compagni, Eric Anderson e Victor Canerva. Ma vabbè, andiamo avanti e vediamoci un po' i loro orologini. Primo fra tutti questo Calypso, che mi è piaciuto particolarmente per la forma della cassa, abbastanza elegante anche, direi. E anche il dial, che è magnifico, devo dire, è veramente bellissimo. Si tratta di un orologio in serie limitata, attualmente in sconto 860 euro, però vi invito a vedere la bellezza di questo, della lavorazione del dial, così, questa specie di tapisserie a triangolini. Poi c'è questo bellissimo dettaglio della riserva di carica piccolina qui tra ore 9 e 10. Mi piace davvero tanto questo particolare, bellissimo, caratterizza davvero il quadrante in maniera particolare. Vediamoci un po' le specifiche. Abbiamo 120 metri di resistenza all'acqua, quindi una resistenza un po' atipica. Movimento automatico, se ho capito bene da altri modelli, si tratta di un modello particolare di Seiko che presenta la riserva di carica. Abbiamo questo qui Poseidon, un po' più sportiveggiante, sempre sulla falsariga del precedente, con la riserva di carica, guardate com'è carina, qui sempre ad ore 9 e 10. Bellissimo, davvero bellissimo, mi piace molto, mi dà un senso di sportività davvero assoluto. Addirittura questo modello riporta una piccola bussola ad ore 6, abbiamo anche la ghiera GMT, stupendo, molto molto bello. Vediamocene anche qualcun altro e poi salutiamo EC Anderson. Ci sono i classici GMT,
queste forme così semplici ma così ben realizzate fanno davvero una grande presa su di me. In questo caso il loro GMT monta un classico Sellita SV300, quindi il movimento GMT svizzero. Davvero, guardate i particolari come sono ben curati. Bello, veramente bello. Andiamo avanti. Altro vero tool watch è questo bellissimo Calypso Denis Date. Guardate qui che meraviglia. Abbiamo anche i giorni della data del mese qui ad ore 6. Guardate le sfere come sono belle. Questo contrappeso rosso dà un senso davvero di sportività unica. Mi piace davvero tantissimo. Questi sono tutti sold out, se ho capito bene, 890 euro, però diciamo che a livello qualitativo sono molto ma molto elevati. Bracciali fatti davvero bene. Ah, guardate la cassa, vi invito a dare un'occhiata ai particolari della cassa, bellissima, queste spallette fatte così, oddio, sono davvero innamorato, mi piace davvero tantissimo. Il movimento in questo caso è un Seiko NE57, calibro giapponese, con questa particolarità del calendario dei giorni del mese ad ore 6. Ma va bene ragazzi, io direi di andare avanti, abbiamo dedicato davvero molto tempo a questi EC Anderson, ma mi piacevano veramente tanto. Prima di passare al prossimo brand, vi ricordo come sempre di lasciarmi qui sotto nei commenti i vostri micro brand, le vostre segnalazioni. Fatemi sapere se avete qualche micro brand di cui sareste interessati che io ne parli qui nel canale. Io gli darò un'occhiata, li valuterò e poi li porterò in un prossimo episodio. Molto bene, guardiamoci l'ultimo micro brand di oggi, che è Phoibos. Diciamo che questo micro brand non è sconosciutissimo, anzi i loro modelli sono anche venduti su Amazon, per dirne una, quindi non sono così sconosciuti, ma ritengo che siano molto molto interessanti, ben fatti, con dei design particolarmente riusciti che mi piacciono molto, e quindi ne volevo parlare, magari qualcuno di voi non li conosce. Per quanto riguarda la storia è molto interessante. Qui parliamo di un classico micro brand orientale con sede a Hong Kong o giù di lì più o meno. È stato creato da marito e moglie Ethan Guo ed Emily Feng, una coppia che ama molto viaggiare. Nel 2014 intraprendono questo viaggio in Grecia, dove affascinati dalle bellezze artistiche di quella terra, hanno nel 2016 creato il brand Phoibos, ispirato un po' alla mitologia greca, diciamo così, Apelle figlio di Apollo, eccetera eccetera. Andiamoci a vedere i loro modelli senza indugio. Ed eccoci qui, guardate questo due corone GMT, già per cominciare che meraviglia, questo colore blu bellissimo. Abbiamo dei classici doppia corona, abbiamo questo Wavemaster che è presente anche su Amazon e mi ha colpito davvero particolarmente per la bellezza del suo dial. Monta un classico NH35, questo qui è di una bellezza unica, incredibile. Guardate questo conchiglia di abalone, guardate che meraviglia, che effetti particolarissimi, sembrano un occhio di falco. Non ci soffermiamo più di tanto perché ce ne sono parecchi. Questo Apollo Titanium, guardate sempre il dial che meraviglia. In questo caso abbiamo un Miota 9015, tutto in titanio, a $345. Direi che ve lo regala. Questo si chiama Lava Flow Red. Bene. Andiamo a vederci qualche altro modello. Questi ce ne sono davvero tantissimi, ragazzi. Ve ne faccio vedere qualcuno proprio perché non voglio tediarvi troppo. Guardate qui questo splendido bracciale, che cos'è? Questo anche lui monta il Miota 9015, costa pochissimo perché $315 per questo popò di orologio sono davvero niente. Qui si può notare il loro amore per l'antica Grecia, guardate soprattutto le sfere, come la sfera dei minuti e delle ore, come rassomigliano ad un ingresso di un tempio antico greco. Questi sono davvero i particolari che mi fanno innamorare di questi micro brand. Vediamo se c'è qualche altra cosa, se no ci salutiamo ragazzi. Ci sono pagine e pagine di orologi meravigliosi, bellissimi, vi invito a dargli un'occhiata in autonomia.
Guardate i colori dial come sono particolari e bellissimi. Guardate questo Apollo 200 metri full lume, è una meraviglia. Guardate la forma della corona, che bella. Va bene, io direi di terminare facendovi vedere la mia solita perversione per i dial rossi, bordeaux e che dir si voglia, vinaccia. Guardate questo. Oddio, è bellissimo, senza fiato. Questo è il Phoebos Voyager. Monta il classico NH35, classico vetro zaffiro, classico prezzo davvero da strapparsi i capelli perché costa pochissimo. Perfetto ragazzi, io con questo meraviglioso Phoebos vi saluto, vi invito ad iscrivervi come sempre al canale, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti un micro brand, consigliatemi i micro brand come vi ho detto prima da portare sul canale, fatemi sapere quali tra questi vi piace di più, quale conoscevate, insomma confrontatevi con me, lo sapete che mi piace tanto il confronto con voi, iscrivetevi anche al mio profilo Instagram, iscrivetevi al mio nuovo canale per le offerte Telegram. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao!